Senigallia, violento tamponamento lungo la 14, due feriti trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. È tornato alla casa del padre Don Sesto Biondi, i funerali verranno celebrati mercoledì nella concattedrale di Pergola. Asfalti, segnaletica e aree giochi per bambini, camminate, una frazione dimenticata, le lamentele di alcuni residenti che chiedono più attenzione e interventi di messa in sicurezza delle strade. Scade l'accordo e l'ambito sociale chiede le chiavi del centro d'ascolto H Risponde, che gestisce le prenotazioni della casa degli scout. Pollegioni dell'UDC va all'attacco e difende il lavoro degli operatori del sociale e delle persone con disabilità. Alla Fondazione Carifano è tempo di bilanci preventivi. Nel 2023 previste erogazioni per oltre 1.300.000 euro, annunciati anche i 10 nuovi soci. Dati positivi per il turismo a Fano: in 8 mesi aumentate del 16% le presenze in città, quasi raddoppiato il numero degli stranieri. Domani si presenta il progetto di rilancio delle Terme di Carignano. 180 tra volontari e artisti, 10 ore di musica e testimonianze toccanti. Ha riscosso un successo oltre le aspettative il mega concerto di beneficenza per i comuni colpiti dall'alluvione. Dobbiamo essere uniti, ha detto il sindaco Seri, solo insieme si affrontano le difficoltà. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo il TG con il tamponamento che si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 9, lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Marotte e di Senigallia. Coinvolti nel sinistro un camioncino e due autovetture. Nello scontro sono rimasti feriti due uomini, un conducente e un passeggero, che sono stati trasportati al Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti il 118, le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia autostradale per i rilievi di legge. Strade pericolose, mancanza di segnaletica, auto a forte velocità e mancanza di spazi per i bambini. I residenti della frazione di Caminate segnalano all'amministrazione fanese alcune migliorie per questa piccola località. Li ha incontrati Filippo Pucci. Caminate, paesino dimenticato. Dimenticato perché ci sono mille problemi, ma oggi vogliamo parlare della strada e della sicurezza. I residenti della piccola frazione di Caminate nel comune di Fano si sono riuniti questa mattina per elencare una serie di problemi che riguardano questa località che sorge nelle colline e in aperta campagna. Primo di tutti, come ormai possiamo immaginare, sono lo stato delle strade tra buche pericolose, avvallamenti e asfalto ammalorato. La strada è 19 anni che non viene fatto più un asfalto, né i segni per la strada, né i guardrai, non c'è né i segni né verticali né orizzontali, tra i quali arrivo alle Caminate, c'era una freccia e quella è caduta per terra, non so nemmeno se c'è più. Poi andiamo nelle strade un po' fuori, è impraticabile, proprio impraticabile, io non so, prima deve succedere quello che non deve succedere, poi dopo magari intervenite. Le abbiamo segnalate volte, sottovolte, e purtroppo è dimenticato. Inoltre i residenti suggeriscono all'amministrazione comunale alcune migliorie al centro del paesino. Qui dove siamo adesso c'è un bar, una chiesa, un campo sportivo. Alla sera è pieno di gente. La velocità delle macchine è impossibile fermarle perché vanno forte. I parcheggi, la gente che arriva, siccome non sanno che non c'è nessun cartello che dice in fondo c'è un parcheggio, magari non con i segni per terra ma è un pezzo, laggiù è vuoto e la strada è piena, praticamente il pericolo c'è. Un'altra criticità è la forte velocità delle auto. In questo punto invece quali sono i problemi che avete evidenziato? Questo tratto di strada qui, dove alle volte noi facciamo delle passeggiate, passiamo a Rasente alla Madonnina, vengono sulle macchine molto forti, quasi a rasentarlo la piccola pieve, e quindi sarebbe da metterci dei cordoli gialli per, insomma, distanziare un po' il camminamento. In più lì vengono giù molto forte, è da mettere almeno un cartello 20 all'ora a rallentare, perché qui attraversano i bambini, via di conseguenza in centro abitato, quindi va un rallentamento. Infine, visto l'aumentare dei residenti negli ultimi anni in questa frazione, le famiglie chiedono una pista polivalente o un'area giochi per bambini nel campetto davanti alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Percorso da qui fino alla tombaccia
di quelle grandi querce che quasi ti avvolgono sopra, che sono molte, sono branconi secchi, sono pericolosissimi. Per il resto anche la segnaletica, quanto c'è la debbia, non sappiamo se ritrovarsi in un campo agricolo o nella strada, perché non ci sono né catari frangenti, né la segnaletica, le strisce bianche intorno di qua di là. Queste cose già il comune le sa e vedremo un po' se si riesce a combinare qualcosa. È morto all'età di 79 anni Don Sesto Biondi, tornato alla casa del padre domenica 23 ottobre. Egli, si legge in una nota della diocesi, presenta al Signore la sua vita sacerdotale trascorsa come servo buono e fedele della comunità di Pergola, nelle varie mansioni che gli sono state affidate. La sua vita lascia ai confratelli sacerdoti e a quanti lo hanno conosciuto l'esempio di una quotidianità umile e gioiosa, esempio di fedeltà alla Chiesa, guidata dalla costante attenzione ai segni della volontà di Dio. Le esequie di Don Sesto verranno celebrate mercoledì 26 ottobre alle ore 15 presso la Concattedrale di Pergola. E adesso parliamo del centro di ascolto H Risponde, che da tempo gestisce le prenotazioni della Casa degli Scout, che si trova nella zona dell'ex zuccherificio a Fano. Nei giorni scorsi, tramite PEC, l'ambito sociale 6 ha intimato, vista la convenzione scaduta, di lasciare i locali di via Froncini. Una notizia che è stata portata sotto i riflettori da Stefano Pollegioni dell'UDC, che definisce vergognoso quanto sta accadendo. Pollegioni, quali sono i servizi che vengono svolti in questa struttura e che cosa è successo negli ultimi giorni? Allora, 10 ragazzi con disabilità che svolgono un servizio di pubblica utilità, gestiscono la casa degli scout e inoltre nasce una relazione di inclusione in questo servizio, che è il rapporto tra loro e le persone. Le ultime notizie che io ho accolto, e sono veramente esterrefatto, è il fatto che l'assessore ai servizi sociali Tinti ha chiesto le chiavi di quel luogo, di quel locale, giustificandolo semplicemente con una scadenza del mese di dicembre dovuta a un accordo con l'ambito sociale 6. Oggi abbiamo visto anche un'interpellanza da parte del Movimento 5 Stelle. Da quanto tempo si conosce questa situazione? Sì, mi fa anche sorridere questa cosa. Cioè, questa è una situazione, io l'ho conosciuta ieri, però è una situazione che so che si conosce già dal mese di maggio. Guarda caso i 5 Stelle, che ultimamente stanno facendo prove di matrimonio per paura di perdere le elezioni con parte della maggioranza, di questa maggioranza, dopo che questa cosa è stata resa pubblica, oggi escono con un'interrogazione. Qual è invece il suo appello al sindaco e all'assessore? Al sindaco, io mi riferisco al primo cittadino che qualche anno fa pubblicamente provò che cosa significa essere su una sedia a rotelle e disse che Fano doveva essere accanto e vicino ai disabili e l'amministrazione doveva fare il tutto e il di più per la disabilità. Chiedo che sia coerente con queste parole. Non so se è pensato magari di spostare questo locale in un altro luogo della città. Allora, io ritorno con quello che disse Monsignor Armando Trasarti, che l'inclusività non si fa tra le colline, si fa in mezzo alla gente e nei luoghi dove c'è la gente. Quello è un posto centrale, è un luogo del comune, quindi non vedo perché debba essere spostato. Tra l'altro non hanno motivato neanche il fatto della chiusura, insomma, ecco. È stata inaugurata questa mattina la nuova base EMS dell'elisoccorso delle Marche. La struttura è collocata all'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara Marittima. Per EMS si intende un servizio medico di emergenza con elicotteri utilizzato quando è necessario il trasporto urgente di pazienti o comunque il recupero di tali persone nelle zone dove nessun mezzo di terra può raggiungere il luogo. Questa struttura, ha dichiarato il vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, dà dignità all'intero sistema sanitario, anche in termini di qualità delle prestazioni di soccorso nei confronti dei cittadini. Questa mattina la Fondazione Carifano ha illustrato alla stampa i bilanci preventivi e ha annunciato i 10 nuovi soci che sono entrati a far parte dell'ente.
Ammontano a 1.325.000 euro le erogazioni complessive previste dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che ieri ha sottoposto all'Assemblea il documento programmatico previsionale 2023. Le erogazioni nei 5 settori rilevanti sono previste in 1.225.000 euro, mentre per i settori ammessi, come la protezione e la qualità ambientale, di 100.000 euro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, quello generale e l'Assemblea dei Soci hanno dato parere favorevole all'unanimità al programma pluriennale di attività 2023-2025. L'entità del patrimonio liquido da investire è stata stimata in 114,5 milioni per tutti e tre gli esercizi. Nel triennio sono previsti specifici impegni per lavori e interventi di particolare rilevanza con l'utilizzo di fondi istituzionali. Dopo la conclusione del progetto per la costruzione del nuovo centro natatorio, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno, la Fondazione provvederà all'arredo della struttura e alla successiva consegna in usufrutto al Comune di Fano. D'altra parte, proseguiranno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Zagarelli, ora Borgo Gelli Avveduti, continuando ad attingere a fondi patrimoniali, mentre per Palazzo Bracci Pagani si sta discutendo di una possibile nuova destinazione dell'intero palazzo o di una parte di esso. Oltre a queste iniziative, non verranno trascurati gli importanti obiettivi che la Fondazione si prefigge di perseguire nei settori dell'arte e dei beni culturali, dell'istruzione e formazione, della salute pubblica, della famiglia, del volontariato e dell'ambiente. Abbiamo predisposto un bilancio di previsione cercando di interpretare le variabili abbastanza pesanti che incidono anche dal nostro punto di vista e sul nostro patrimonio, perché abbiamo un patrimonio pressoché interamente impiegato e investito in strumenti finanziari, quindi anche noi risentiamo di quello che succede a livello internazionale. Abbiamo un patrimonio molto diversificato, con la massima diversificazione, con un profilo di rischio abbastanza modesto, però questo non ci esime e non ci mette assolutamente al riparo di quelli che sono gli eventi straordinari che viviamo tutti. Noi abbiamo predisposto un bilancio preventivo 2023 dopo l'ascolto che abbiamo fatto nelle varie commissioni, nei gruppi di lavoro, all'interno del Consiglio d'amministrazione, del Consiglio Generale, ma anche attraverso le indicazioni del nostro advisor che è Prometea, e abbiamo costruito un bilancio di previsione 2023 che prevede una redditività netta del 2,5%, e sulla scorta di questa redditività, fatti i vari accantonamenti obbligatori per legge, abbiamo identificato in 1.325.000 le erogazioni che saranno fatte sul territorio di riferimento della Fondazione nei vari ambiti. Oltre ai bilanci preventivi, all'ordine del giorno c'era anche la nomina di nuovi soci. Complessivamente la Fondazione ne conta 100, di cui 30 nominati dagli enti indicati nello statuto e 70 di nomina assembleare. In questi ultimi rientrano i 10 proclamati ieri. E sono gli storici dell'arte Anna Maria Ambrosini, Daniele Diotallevi, la preside del Polo 3 Eleonora Augello, il giovane imprenditore della Dago Elettronica Alessandro Bellucci, Calcagnini e Gregori, rispettivamente rettori dell'Università di Urbino e dell'Università Politecnica delle Marche, Carla Fiorini, imprenditrice di un'azienda vitivinicola di Barchi, e poi Giovanni Girolomoni, imprenditore figlio di Gino, che ha fatto del biologico una filosofia aziendale, e Mauro Papalini, noto imprenditore di un'azienda di pulizie. Disagi, disordine pubblico e atti vandalici in via De Borgogelli, via Nolfi e via della Valle. Quanto segnalato da un residente del centro storico di Fano, che lamenta la presenza di giovani, molti dei quali minorenni, ha scritto il reporter, e spesso ubriachi. Questo succede in particolare il venerdì, sabato sera fino a tardanotte. Qualcuno, aggiunto il telespettatore, ha anche imbrattato le serrande della sede della CIA in via De Borgogelli e quelle di via Nolfi, prossima sede della CISL. Sono stati illustrati a teatro i dati relativi al turismo nella città di Fano, un bilancio positivo con presenze aumentate rispetto sia al 2021 che al periodo pre-Covid. Gli esiti sono positivi, segno che il lavoro di squadra che abbiamo fatto è stato efficace. Così l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, che in occasione degli Stati Generali ha presentato i dati elaborati dalla Regione Marche. La stagione è andata molto bene, ha dichiarato Lucarelli. Abbiamo superato i dati pre-Covid, segno della qualità e della programmazione che abbiamo svolto in sinergia con le associazioni, gli imprenditori e le attività commerciali. Il primo raffronto è stato fatto con il 2021. Nei primi 8 mesi dell'anno le presenze sono salite del 16,3%.
5%, oltre il 92% era di provenienza straniera. In particolare, nel periodo giugno-agosto, le presenze sono salite del 10,10%, mentre gli arrivi hanno avuto un incremento del 2,67%. L'assessore poi ha fatto un'analisi legata alle provenienze italiane ed estere. Ma con altri tipi di turismo, quindi con il marinaro, con il gastronomico, con il culturale, sicuramente dobbiamo destagionalizzare vendendo meglio le nostre caratteristiche. Guardate il numero della Lombardia, 140.000 presenze. Il numero dell'Umbria, 118.000 presenze, capite l'importanza dei collegamenti con il territorio umbro. L'Emilia-Romagna scende a 59.000, quindi fa la metà delle presenze, sta crescendo l'Emilia-Romagna, come c'è sempre più emiliani scelgono un pochettino questo territorio. Nazioni di provenienza, ovviamente in crescita, ma per il motivo che vi ho detto prima. Germania prima fa 19.000 presenze. Ora, qui c'è tantissimo lavoro da fare, cioè capite che 19.000 presenze rispetto alle 150.000 della Lombardia, da una parte parliamo di una regione, da una parte parliamo della nazione, le Marche probabilmente hanno un grande lavoro da fare a livello estero rispetto al totale italiano. Oltre ai tedeschi, tanti anche gli svizzeri e i francesi, ma il dato più incoraggiante che segna la rotta è il confronto con la pre-pandemia. Infatti, le presenze del 2022 sono state quasi 590.000, mentre nel 2019 si sono fermati a 555.000. Gli Stati Generali sono stati anche l'occasione per promuovere il nuovo sito internet visitfano.info, un portale rinnovato che racconta in modo intuitivo ed efficace c'è il percorso che l'amministrazione sta portando avanti. Oltre alle immagini della città, il turista in pochi clic riceve e trova tutte le informazioni per programmare la vacanza in base alle proprie esigenze. Al turista gli diciamo, prima ancora che arriva nella nostra città, che Fano è una città adatta per le famiglie e gli diciamo che l'essere adatti per famiglie significa che abbiamo hotel adatti ad essere hotel a misura di famiglie. Stabilimenti balneari con animazione, con giochi per i bambini, ma anche per rendere la vita più facile ai genitori quando si parla di animazione. Abbiamo il mondo della ristorazione con una mappa che oggi ci fa vedere quali sono quelle strutture che aderiscono a questo piano, quali sono le strutture family del nostro territorio. Ancora di più. Ci sono le strutture che fanno accoglienza, ma c'è tutto un mondo, quello delle associazioni culturali, quello delle istituzioni, che deve fare attività affinché la famiglia possa vivere delle esperienze, perché oggi sempre più il turismo diventa esperienziale. Di promozione e strategie se ne continuerà a parlare nei tavoli, partiti oggi con la sessione dedicata a Fano Gastronomica e che proseguiranno domani alle 17 al Cinema Masetti, quando si alzerà il sipario sul progetto delle Terme di Carignano. Invece, mercoledì alle 15.30, negli uffici di Viale Battisti, si affronterà il turismo marinaro per poi proseguire con il progetto denominato Valle a Scoprire, insieme ai comuni della Valle del Cesano e del Metauro. Giovedì alle ore 18, infine, sarà la volta della strategia per il turismo degli eventi cittadini. Prenderà il via questa sera la catechesi per giovani e adulti presso la parrocchia Santa Maria al Ponte Metauro in Viale Piceno a Fano. L'appuntamento è per le ore 21 delle giornate di lunedì e venerdì. Per maggiori informazioni è possibile contattare il parroco Don Antonio Interguglielmi. E adesso parliamo del grande successo riscosso ieri dal concerto di beneficenza organizzato alla Rocca Malatestiana per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. I dati inerenti al numero dei partecipanti e ai fondi raccolti verranno resi noti nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: la risposta delle persone è stata sorprendente e forse inaspettata. Guardate. Giovani, adulti, famiglie con bambini, la musica ha unito proprio tutti, generazioni, artisti e istituzioni. È stato un successo sorprendente, con il cuore nel fango, la maratona concerto di beneficenza per le comunità colpite dall'alluvione che il 15 settembre scorso ha portato morte e distruzione anche nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre 50 tra gruppi e solisti locali si sono alternati sui due palchi allestiti alla Rocca Malatestiana di Fano, suonando musica di ogni genere e intrattenendo il pubblico per ben 10 ore, sin da metà pomeriggio. All'esterno si era formata una lunga fila di fanesi e marchigiani che hanno atteso anche un'ora e mezza prima di poter accedere, vista la capienza massima di 800 persone raggiunta all'interno in poco tempo. Vi aspettavate questo successo? Allora, sinceramente sì, no, non è vero, non ce l'aspettavamo, però ci speravamo, perché la causa è oltre la nobiltà, no?
e in più l'impegno dei ragazzi volontari, che approfitto per ringraziare, è stato enorme, quindi non ce l'aspettavamo, ma per fortuna è stata la risposta, è stata questa. Ecco, anche voi proprio dello staff eravate in tantissimi. Vogliamo ringraziare davvero tutti e la raccoglienza è stata veramente grandissima. Poco prima delle 21, poi, sul palco centrale, è stata la volta delle testimonianze sull'alluvione. La prima a prender parola è stata Federica Marchionni, che ha raccontato del ristorante dei suoi genitori, il Mandrale di Frontone, andato completamente distrutto. Il giorno successivo al nubifragio, ha detto la ragazza emozionata, abbiamo raggiunto a fatica la struttura. Siamo rimasti increduli e sgomenti davanti al cumulo di detriti da cui spuntava solo uno spiraglio di tetto. L'alluvione ha colpito la mia famiglia nella memoria e nel senso di appartenenza di un luogo. I sacrifici e i ricordi che custodivamo li ha sotterrati e spazzati via. Per fortuna, però, non era la nostra fonte principale di sostentamento, non era il tetto della nostra casa. E non abbiamo vite o persone care da piangere. Nonostante tutto, ha proseguito Federica, la fonte era ancora in piedi e non aveva mai smesso di far zampillare acqua, neanche sotto 3 metri di detriti. Io ci vedo un segno, ha proseguito, rappresenta la speranza che non abbiamo mai perso, anche quando sembrava tutto andato. Dopo la giovane è intervenuto il musicista Matteo Mengarelli, che avrebbe voluto suonare ieri ma non ha potuto perché il fango ha distrutto i suoi strumenti che aveva in casa nel quartiere delle Tinte a Pergola. Si è salvata soltanto la tromba che quella sera aveva portato con sé. Quando è successo io fortunatamente non ero lì, altrimenti penso che non ero qua oggi. A raccontare la sua storia è stato anche Davide Maioli, titolare della Cantina Sociale, un ristorante di Cantiano. Non basterà soltanto tirarsi sulle maniche perché si è rotto qualcosa, l'indotto del turismo non si riuscirà a riprendere in fretta, perché anche il nostro monte, il Catria, è stato completamente devastato da una miriade di frane. Dopo le testimonianze di 3 giovani sono saliti sul palco i sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio, il direttore della Caritas diocesana, il direttivo della Rocca Malatestiana, il primo cittadino di Fano e gli assessori. Ma anche quelle vibrazioni di sentimento, di vicinanza a quelle comunità che hanno perso delle donne, degli uomini e un ragazzo, Mattia, a San Lorenzo. E io penso in questo momento di musica sia anche un momento per ricordarli, perché è una ferita troppo grande. Queste immagini ci dimostrano che da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo essere uniti e la musica unisce. Questa iniziativa non è l'iniziativa di una città, è l'iniziativa di un territorio che va da Serra, da Frontone, Cagli, Cantiano, Fano, le vallate del Metauro, le vallate del Cesano, perché dobbiamo essere uniti, perché insieme ci si aiuta, perché insieme si affrontano le difficoltà. Non dobbiamo aspettare che accadano queste cose, bisogna intervenire prima, dobbiamo fare prevenzione, ha aggiunto Seri, che ha proposto di ripetere ogni anno questo concerto. Il sindaco ha poi ringraziato tutti i volontari e le forze dell'ordine, rimasti sempre in prima linea. Sono seguiti 2 brani, tra cui l'inno nazionale, suonati dalle bande cittadine di Fano e Cantiano. Dopo il momento istituzionale, la serata è proseguita con l'esibizione di altri artisti. Nel 1986 erano 15 bambini che frequentavano la scuola elementare di Sterpeti, frazione di Montefelcino, seguiti dalla maestra Giuliana Pierotti. Ieri, ormai quasi tutti 47enni, quei compagni di classe si sono incontrati dopo ben 36 anni a Casalondei. Insieme a loro c'era anche il bidello di un tempo, Serafino Chiarucci. Un viaggio nei ricordi, ricco di emozioni, che è stato possibile grazie a Dennis Truffa, ex alunno, che ha organizzato la serata.
E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Nello Pandolfi ed Eleonora Lanci di Orciano di Terre Roveresche, che oggi festeggiano le nozze d'oro, 50 anni di matrimonio. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla presentazione dell'associazione Vivere Sereni di Colli al Metauro. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e arrivederci a domani.